Ciao, sono Insa, gioco per Atalanta Esports e oggi siamo qua per un tutorial, vi farò vedere come fare la bicicletta. La bicicletta è una delle skill che quest'anno forse è più utilizzata. Negli anni passati era più difficile vederla, io ero uno dei pochi che cercava anche nelle competizioni, un po' per bellezza, perché mi piaceva molto cercare la skill bella per fare il gol bello. Adesso nel tempo, già l'anno scorso, negli anni precedenti, pian piano è entrata sempre di più nel meta. Giusto, specifico, cos'è il meta? Il meta sono tutta quella serie di cose che funzionano all'interno del gioco, quindi quando tu giochi ci sono delle skill, delle caratteristiche che sono rilevanti in quel momento rispetto al momento di aggiornamento del gioco, quindi tu sai che puoi segnare in un certo modo, che puoi fare determinate skill e quella serie di cose sono il meta. Quello che consiglio io per imparare a fare le skill, uno è andarsi a vedere i tasti, basta che vai su personalizza, all'interno delle impostazioni trovi appunto questa zona con scritto mosse e abilità, all'interno della quale per ogni genere di mossa, quindi 2 stelle, 3 stelle, 1 stella, 4 stelle, trovi l'azione e i tasti che devi premere, tipo la bicicletta infatti è una delle caratteristiche a 4 stelle. Basta che fai giù, su, su, nella direzione in cui stai guardando per fare appunto la bicicletta per scavalcare l'avversario o andare a tirare al volo. Altra cosa molto importante, dato che io vi suggerisco di provare in arena giocatore i giocatori per andare poi a testare le skill e così via, nelle impostazioni, se non sapete dove trovarlo, c'è questa zona in basso a destra, dentro proprio impostazioni, che si chiama arena giocatore, quindi voi andate lì, selezionate la vostra squadra, quindi per esempio nel mio caso adesso vado in Italia, vado all'interno della Serie A, vado sull'Atalanta e per dire mi vado a mettere magari Muriel che ha le 4 stelle skill e in questo modo posso andare in arena poi a provare la skill che sta dentro le 4 stelle skill. Una volta che avete selezionato il vostro giocatore, che lo trovate anche all'interno del menu principale, fate arena allenamento, vi troverete quindi Muriel nel mio caso, con la quale posso fare tutte le skill, e qua vi mettete a provare come fare le skill che vi servono. Nel mio caso a bicicletta, come vedete io sto andando in avanti, quindi faccio giù, su, su, mi fa la bicicletta e poi posso andare a tirare al volo, in questo caso ho preso palo, però insomma in posizioni migliori riuscite a segnare molto semplicemente, a saltare l'uomo e creare una posizione perfetta. Ora io qua per esempio con Muriel sto andando in avanti, faccio giù, su, su, in questo modo si alza la palla, poi vado a tirare al volo e fa un bel gol a incrociare. Ricordate poi che in base alla direzione cambia, quindi io se sto andando a sinistra non faccio giù, su, su, ma farò destra, sinistra, sinistra, perché dovete considerare di fare la skill nella direzione in cui state andando rispetto a come è posizionato il giocatore in campo. Inoltre, altra cosa molto importante, è più facile segnare se tirate a incrociare, quindi con Muriel destro io cerco di arrivare dalla destra per incrociare a sinistra. Poi ovviamente ci sono giocatori che le fanno meglio, che le fanno peggio, perché un'altra cosa determinante è il valore statistico sia del dribbling che del tiro al volo, che della finalizzazione, però può essere usato anche in tanti contesti, puoi anche fare magari la bicicletta cercando poi di fare un passaggio, quindi fai la bicicletta, entri in area e fai il passaggio a sinistra, perché si alza la palla ed essendo in volo diventa più difficile intercettarla. Spero vi sia piaciuto ragazzi questo tutorial, fateci sapere nei commenti se la trovate utile, se la utilizzate, come la utilizzate, se avete suggerimenti per tutti gli altri della community e in più mi raccomando fateci sapere di che cosa vorreste vedere un altro tutorial.